rispettare il diritto allo studio, significa favorire i giovani di questa terra, significa essere all'avamposto di legalità, significa favorire la crescita del territorio. È quello che diciamo da qualche anno a questa parte. Avevamo fatto alcune promesse, avevamo detto che laddove ci fossero state le condizioni di stabilità l'università sarebbe stata presente, non sarebbe certamente mancata, così è avvenuto. Siamo contenti perché abbiamo portato in aggiunta al servizio sociale altri 3 corsi di laurea, ci eravamo dati l'obiettivo di 200 matricole e l'obiettivo è stato raggiunto. Insomma, credo che ci sia una buona situazione che ci consente anche di guardare avanti, anche pensando a qualche altro corso di studio sul quale stiamo già ragionando. Quindi debiti superati, l'Università di Agrigento c'è? Debiti guardiamo, sono qualcosa che riguarda il passato e stiamo ragionando naturalmente col consorzio anche per eventualmente arrivare ad una transazione, quindi quello è un discorso diciamo che attiene al passato. Quello che è molto positivo è che c'è un nuovo regime diciamo da un punto di vista poi dopo del supporto diciamo ai poli decentrati a livello regionale. Questo porta ad una nuova convenzione che stiamo proprio chiudendo diciamo con il consorzio universitario. Dal mio punto di vista quello che è importante, l'ho detto sempre, è dare un segnale di stabilità, perché io sono fermamente convinto che le famiglie agrigentine, se sanno che l'università è stabilmente qui, con forza qui, credono nella istituzione università. Ne stiamo avendo le prove quando ci sono quasi 100 ragazzi su scienze dell'educazione, una 60ina di ragazzi matricole, parlo sempre di matricole, su economia, servizio sociale continua ad andare avanti, architettura stiamo cercando di lanciarlo sempre meglio. Ecco, quando c'è la sensazione che l'università è qui stabilmente e con forza, le famiglie ci credono e allora tutto funziona decisamente molto molto meglio. La fiducia, l'entusiasmo, il credere nel futuro sono dei valori che bisogna assolutamente cercare di inculcare e che porteranno avanti questo consorzio. Sono tante le iscrizioni per questi nuovi corsi di laurea? Sì, abbiamo registrato un elevato numero di nuove iscrizioni. Oggi festeggiamo proprio i neoimmatricolati, quindi è una grande festa non soltanto per chi ha scelto di studiare presso il consorzio universitario con i corsi che eroga l'Università di Palermo, ma anche diciamo, una festa che segna la ripartenza del consorzio universitario. Voi sapete che abbiamo vissuto degli anni critici, dai quali però siamo usciti, abbiamo risanato i bilanci, è un momento diciamo, negativo che ci lasciamo alle spalle. Oggi l'università ritorna a ripopolarsi di studenti con un'offerta formativa importante che ha diciamo, programmato l'Università di Palermo, quindi possiamo parlare certamente di un consorzio universitario che oggi ritorna ad essere affidabile con una grande università che eroga i corsi di laurea. Ecco, ci sono dei corsi di laurea che andranno dentro il centro storico? Sì, è una diciamo, programmazione che stiamo facendo insieme al sindaco Firetto e quindi stiamo lavorando in maniera anche celere per portare al più presto possibile alcuni di questi corsi presso le sedi del centro storico, ovvero il Palazzo Tommasi e in una parte del complesso del Monastero di Santo Spirito che è del Comune. L'Università di Agrigento riparte, ecco, una grande opportunità per la città, per tanti gli studenti. Certamente, giornata magnifica da questo punto di vista, non soltanto sotto il profilo climatico perché siamo veramente in piena estate, ma proprio per l'atmosfera eccezionale che possiamo registrare oggi. Con questa partecipazione, secondo me, straordinaria all'obiettivo raggiunto delle iscrizioni all'Ateneo Agrigentino, che induce a ben sperare per le prospettive che questi ragazzi hanno per il loro futuro e soprattutto per il contributo che con il loro lavoro deriverà sicuramente per un miglioramento della società siciliana ed italiana in generale. La grande festa dell'accoglienza delle matricole perché è un giorno importante per la nostra città, per i nostri giovani, per la loro formazione, per l'Università di Palermo nella sua sede decentrata, per il consorzio universitario, per il comune. È la testimonianza di tutto quello che ho detto finora, è data dalla presenza delle massime autorità accademiche di Palermo, il rettore, il prorettore, insieme alla Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento, Sua Eccellenza il questore, il presidente del consorzio universitario, il dottore Di Maida, il vice sindaco di Agrigento. Quindi la città è qui,
e si è riunita attorno all'università per festeggiare le nuove matricole. Sono più di 200 e sono iscritte ai corsi di studi di scienze dell'educazione, economia e amministrazione aziendale, architettura e ambiente costruito e servizi sociali. Ma questo numero è destinato a crescere perché ancora le immatricolazioni sono in svolgimento, ci sono scorrimenti di graduatoria. Noi siamo molto molto contenti di questa ripartenza dell'Ateneo e soprattutto della possibilità che offriamo ancora una volta il nostro impegno ai giovani di questo territorio per la loro formazione.